Culture giovanili LGBT+, sfide, buone prassi e innovazioni italiane made in Napoli. È il titolo della giornata di alta formazione sul tema delle culture giovanili del mondo LGBT+, e le sue molteplici facce discriminanti al PAN di Napoli. Un seminario di studi approfonditi con la partecipazione di illustri relatori del mondo universitario, istituzionale e con ospiti di settore. Un pomeriggio di riflessione concreta con l'obiettivo di poter rendere più omogenea la consapevolezza verso il rifiuto e il contrasto di comportamenti e relazioni violente verso i soggetti LGBT+. L'analisi di ogni forma di violenza, dall'omofobia al bullismo, dal cyberbullismo alla violenza di genere, intesa quale inaccettabile realtà. Durante il convegno è stato presentato anche il progetto Questa casa non è un albergo, la prima casa rifugio sorta in un bene confiscato alle mafie, in via Genovesi, per accogliere i ragazzi LGBT+ disagiati, ma anche le vittime di violenza e di ogni forma di discriminazione. Un progetto finanziato dal PAC e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Carlo Cremona, presidente ICAN Onlus, Caterina Arcidiacono, professoressa ordinaria di psicologia di comunità all'Università di Napoli Federico II, Antonella Bozzaotra, presidente dell'Ordine dei Psicologi, e Agostino Carbone, psicoterapeuta e dottore di ricerca in salute mentale. È un progetto molto bello che viene da lontano, perché nasce a Napoli nel 2010 con una richiesta di un bene confiscato. Nel 2014 riceve questo finanziamento che nel 2017 finalmente riesce a essere operativo. Il progetto è ambizioso perché già nel 2010 noi chiedemmo questo bene confiscato per una casa alloggio per ragazzi gay, lesbiche e trans in difficoltà. Nel 2017, quindi nel 2014, abbiamo presentato un progetto che si chiama proprio Questa casa non è un albergo, perché il bene confiscato che abbiamo noi in uso gratuito dal Comune di Napoli è di soltanto 60 metri quadrati, per cui abbiamo scelto una linea insieme anche al Dipartimento di Psicologia e l'Istituto di Genere da Federico II con la professoressa Caterina Arcidiacono e con il professor Savonardo dell'Osservatorio Giovani, che sono partner di questo progetto, ma insieme anche per esempio alla scuola Ristori, che è una scuola media di Forcella, di avviare un progetto e avviare un'analisi dei bisogni del territorio e avere un metodo dell'accoglienza per le persone LGBT del tutto made in Naples, che partisse dalla cultura dell'accoglienza tipicamente napoletana e che avesse insieme la storia del movimento delle donne e quindi del movimento antiviolenza per le donne, delle case famiglia e quindi tutto quello che nella città è stato fatto negli anni precedenti. Quindi è una congiunzione con il mondo esistente dell'accoglienza e non un qualche cosa in più che si va a fare, quindi è una complementarità. Allora, la grandezza di questo progetto è l'idea di essere uno spazio che si pone laddove sorgono i problemi, quindi non è uno spazio né per curare chi ha problemi né per prevenire, ma laddove c'è il conflitto, lo scontro, la tensione possibile con i familiari, offre una consulenza legale, una consulenza psicologica, uno spazio per stare fermi due giorni in un momento di decidere di che cosa fare, e quindi si chiama una struttura situazionale che è lì nel punto dell'emergenza. È un po' una sfida di cogliere i problemi laddove si presentano, offrendo uno staff che possa, uno staff, un posto, uno spazio, un'accoglienza nel momento dell'emergenza. L'Ordine degli Psicologi è da sempre impegnato non solo sulle politiche che riguardano gli LGBT, ma a garantire uno sviluppo di pari opportunità, e quindi anche in questo campo, in questo ambito. Il nostro impegno è volto anche sempre a tutelare i diritti di tutte delle persone, qualsiasi sia la loro condizione, quindi tutelare e promuovere lo sviluppo e il benessere psicologico. Questo progetto ho avuto l'opportunità di avere una mansione, di occuparmi, di comprendere, di specificare quali sono le difficoltà dei giovani della comunità LGBT di Napoli e in particolare quali sono i trend che stanno arrivando ora rispetto al passato. Prima sapevamo che la comunità gay fosse una comunità aperta a Napoli con alcune difficoltà nel rapporto con la famiglia. Oggi la situazione è cambiata perché la libertà di quest'ultimo periodo rende più facile un rapporto
rapporto con la famiglia, ma sono aumentati i rischi di altro genere, come per esempio la libertà data da una promiscuità continua o dall'altro lato una difficoltà di avere rapporti con l'estraneità, quindi in questo caso col mondo eterosessuale, ma anche di gestire il coming out all'interno di contesti lavorativi o quelli dell'università, come per esempio il nostro Ateneo o altri Atenei. Un po' alla volta ci stiamo attrezzando, anche l'università si è attrezzata, di gestire, di occuparsi della diversità sessuale, sia riguardo all'identità ma anche rispetto all'orientamento, anche attraverso degli sportelli specifici.